tempo di consuntivi a Smardini Expo. Siamo qui nello stand di TEM Elettromeccanica e abbiamo il piacere di parlare con il titolare dell'azienda, Marco Crippa. Allora, tre giorni di Smardini Expo, quale consuntivo possiamo trarre? Ma diciamo che il consuntivo è abbastanza positivo, abbiamo incontrato parecchie persone, per lo più molto interessati, quindi diciamo che la fiera ha centrato il proprio obiettivo invitando le persone tecniche dedicate al prodotto. Quindi per noi che presentavamo un prodotto nuovo, nato da una nuova startup che abbiamo messo in atto, dedicata al riscaldamento nuovo, diciamo così, tecnologicamente nuovo per le nuove case, dove c'è bisogno di eliminare sempre di più il gas e introdurre sempre di più la corrente elettrica. Abbiamo identificato dei prodotti dedicati proprio alla casa, partendo da un sistema di riscaldamento standalone che si può facilmente identificare come stufa, che può sostituire nel tempo il pellet, dei pannelli a parete che possono aiutare il riscaldamento in quegli ambienti stretti, poco raggiungibili dalla termica domestica, e soprattutto il pavimento elettrico per il riscaldamento a irraggiamento, che oltre a riscaldare fa anche bene alla salute perché permette una circolazione sanguigna molto più rapida, quindi facilita veramente la salute. Grazie, è molto bello avere due generazioni qui a confronto, quindi passo la parola alla figlia del dottor Crippa, Anna Maria Crippa. Con quali prospettive ci lasciamo alla fine di questo Smart Building Expo? Sì, ringrazio Smart Building che ci ha dato la possibilità di presentare questo nuovo progetto che stiamo portando avanti. Sicuramente, essendo una piccola impresa italiana tipica, abbiamo bisogno di diversificare la nostra offerta per poter rimanere sul mercato. Questo nuovo progetto è nato da mio papà, speriamo di poterlo sviluppare. Le prospettive sono ottime e cerchiamo di andare avanti. Grazie a Marco e Anna Maria Crippa e arrivederci alla prossima Smart Building Expo.